La squadra del sorriso dell'associazione Finamore, insieme ad Angela Mazzariello dell'associazione Chiara Paradiso, la forza dell'amore Ollus, ha fatto visita ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Umberto I di Nocera. E soltanto l'ultimo importante passo portato avanti dall'associazione salese, nata in ricordo di Antonio Finamore, un indimenticato amico di tutti. Un'associazione nata per trasmettere i valori di solidarietà e per far capire che il contributo di ciascuno è importante, perché, dicono, l'unione fa la forza e la forza dell'amore è capace di fare l'impensabile. Negli ultimi tempi l'associazione ha lavorato anche per la raccolta di beni di prima necessità per i bambini delle Filippine, in collaborazione con suor Rachele Peluso, alla donazione all'Istituto Pia Martino di Uniao de Vittoria del Sud del Brasile, con il ricavato della serata natalizia. Nel prossimo periodo l'associazione si dedicherà a disabili ed anziani e infine l'attività della messa in circolo delle attrezzature parasanitarie attive e fervide durante tutto l'anno associativo. Insomma, tanti giovani e meno giovani al servizio degli altri nello spirito e nel carattere della persona per cui è nata l'associazione Antonio.